che è arrivato il momento. Banana deve avvisare che presto guadagnerà e che c'è un pericolo. Mi scusi, signor Banana, ma lei non è autorizzato a passare. La prego di allontanarsi. Ho un annuncio da fare. Si tratta dei miei guadagni personali e dei vostri. Perché non l'ho detto prima? Prego, passi pure. È certo che passo, ma prima che io vada, voi ricordate di supportare il codice Patox nello shop di Fortnite Supporta un Creatore. E se non lo fate, dirò agli alieni di rapire la vostra mucca. Tanto Banana sa che ne avete una. È il momento di avvisare tutti. Preparatemi la voce modificata. Poi, sono arrivati gli altri. Abbiamo un problema. Per tutte le pannocchie! Allora, è vero! Sono qui! L'isola è certo nuova a vari fenomeni bizzarri. Tuttavia, non abbiamo mai assistito a nulla di questo genere. Abitanti dell'isola, preparatevi all'invasione. Quale sarà la vostra risposta? Hanno chiamato? No. Hanno chiamato? No. Ora hanno chiamato? No, la smetti di chiedermelo. Mi dici perché siamo qui? Io non mi ricordo nulla. Ma come non ti ricordi? Stavamo andando ad assaggiare il nuovo panino con doppio formaggio, quando improvvisamente un UFO gigantesco ci ha rapiti. Ah, sì, eravamo dentro un'astronave, è vero. E poi ci hanno lasciato cadere, ed ora ci troviamo nella vecchia fortiglia sperduta in mezzo all'oceano. Che ricordi la fortiglia? Mi ricordo ancora quando vedevo un nemico e allertavo i miei colleghi con questa voce così. Ehi! Sì, che ricordi? Anche se i più forti eravamo noi ombre. Ma cosa dici? Gli spettri dominavano l'isola. Ombre! Spettri! Ombre! Spettri! Hanno chiamato? Ma sì che hanno chiamato! Ora ti prendo a calci nel di dietro se non rispondi. Ora ci vado! Sì! Salve! La riceviamo! Abbiamo un incarico per voi. Infiltratevi in una delle basi dell'ordine immaginario. Abbiamo bisogno di un'arma chiamata cannone al plasma. O almeno dice così il nostro infiltrato. Quant'è la paga? Alto. Molto alta? Molto, molto alto. Va bene, accettiamo, ciao! Ma sei un babbuino! Perché? Non sappiamo neanche qual è la paga! Ha detto molto molto alta! E non sappiamo neanche dove consegnare l'arma una volta raccolta. Forza, andiamo! Voglio quella paga molto 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 alta! E da dove l'hai preso questo? La prima fase è completa. Ora tocca a voi. Compagni, avete sentito il capo? Prendete le risorse che nasconde quest'isola. Cercate ogni fonte di energia. Vi dividerete zona per zona e prendetene il controllo. Non siamo mai stati sconfitti. Ci siamo presi più di 20 pianeti e ci prenderemo anche questo. Ma soprattutto, eliminate tutti gli esseri umani. Che nessuno sopravviva. Che l'invasione abbia inizio! Ehi tu! Lasciami, idiota! E va bene, forzaccia questo!
Devo andare via di qui prima che ne arrivino altri. Oh no, il punto zero, la guia, il fondatore, dove sarà finito? Oh, è tutta colpa mia. Alieni, eh? Oh mamma, è più grande della nostra isola. Neanche i sette riuscirebbero a fermare una cosa del genere. Prima di pensare a un piano per fermarli, devo nascondere la mia identità. Non solo l'ordine immaginario mi starà cercando, ma ora ci si mettono pure gli alieni! Forse a Cascina troverò un vecchio travestimento di Raz. Ma che cosa è successo? Dovrò immaginarlo. L'ordine immaginario ha iniziato a creare quello che gli pare. Ma la roba di Raz dovrebbe esserci comunque. Oh no, le guardie! Allora, come va la ricerca dell'agente Jones? Ah, zero! Si è alleato con i sette ed è sparito! Se la dottoressa lo trova, lo farà in mille pezzettini! Poveraccio! Ha detto... dottoressa? Quella dottoressa? Sarà meglio andare subito a cambiarmi. Eccomi. Qui dovrebbe esserci qualcosa e... oh no, c'è solo un costume da mucca. Sono un uomo morto. Che posticino, eh? Salve! La mia missione con l'orso è completata! Ottimo lavoro! Con te abbiamo finito! Finito? Che vuol dire? Perché mi avete convocato qui? Vedi, tu sei un alieno, esattamente come loro. Non ci fidiamo più di te. Sono menzogne! Per anni ho difeso quest'isola! Sono sicuro che sei stato tu a contattarli per pianificare l'attacco. È una bugia! Aspetta, ma quella non sembra una cicatrice. Signore, che facciamo? Uccidetelo. Carbiporto! Che fate fermi lì? Muoversi! Cercatelo! Sì, signore. Va tutto secondo i piani. Ricorda, Jones, hai fatto un bel casino, ed è il momento di cambiare personalità. Se l'ordine immaginario scoprisse che sono ancora qui, non so cosa mi farebbero. Non sono più un essere umano. Io sono una mucca. Sì! Io sono Jonesy Mucca! Jonesy Mucca. Wow, 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 wow! Attendo istruzioni. Per un attimo pensavo che fossi un essere umano. No, io mucca. Quindi tu sei una creatura chiamata banalmente, come si diceva? Animale. Animale, sì. Beh, non sono un nostro obiettivo. Potrebbero tornarci utili questi animali. Andiamo, Zig. Affermativo. Oh mamma, forse questo costume mi sarà più utile del solito. Carbiporto non mi permette di entrare nella loro base volante. Avranno una specie di protezione. E adesso come faccio? Ehi, ma quel tipo lo conosco. Mi ha aiutato in passato. Spero che non si ricordi di me. Io sono Jonesy Mucca. Piacere. Non ho mai visto una mucca parlante. Ma dopo che ho sentito una banana parlare, non mi faccio più domande. Io sono Carby. Bel problema quel coso lassù. Sì, e non solo. L'ordine immaginario mi sta dando la caccia, solo perché credono che io sia uno di loro. L'ordine sta cercando anche te. Volevo dire, anche Jonesy Mucca ricercato da alieni. E quello? C'è una festa di benvenuto agli alieni?
Sì, a quanto pare non a tutti dispiace del loro arrivo. Quella ragazza, forse è lei che ha preparato tutto questo. E sicuramente ci aiuterà. E cosa te lo fa pensare? Ma la sua maglietta dice qualcosa. Io non sono un essere umano e tu sei una mucca. E dalla voce strana. Sicuramente ci aiuterà. Andiamo. Ok, sarà un'avventura molto tosta. Bene, ho portato il latte. Ti ringrazio, Jake, ma sai che sono intollerante. Ma non è per te, idiota! Allora perché hai portato del latte? Perché è un ordine della dottoressa. Tutti la mattina si svegliano e bevono il latte. Tranne me, perché sono... intollerante, sì. Ma a noi non frega niente se la gente lo beve o no. E allora a cosa? Siete in ritardo, muovetevi! Dai, di un solo minuto. Ma guarda te. Forza, entriamo. Abbiamo seguito gli ordini. Abbiamo fatto produrre a tutta l'isola cartoni di latte con il volto di agente Jones. E chi lo troverà avrà una bella ricompensa. Sarà questione di tempo. Molto presto, l'uomo che ha tradito l'ordine sarà catturato. Dottoressa. Bene, così si spargerà la voce. Anche se avevo chiesto la sua foto sopra i giornali, non nei cartoni di latte. Visto? Nessuno è intollerante alla carta. Vuoi stare zitto per 30 secondi? Noi in questo momento siamo in guerra. Questi tizi credono di portarci via la nostra isola. Dobbiamo cercare un piano per fermarli. Gli faremo giusto qualche domanda, così scopriremo perché... Oh, ma ci sono i palloncini! Calmi! Ok, vorrò dire che le parlerò io. Ehi, ciao! Mi presento, io sono... Io non parlo con gli umani. No, ma io sono Johnny Simucca. Ne sei proprio sicuro? Certo! Questo qui invece è Carby. Piacere, io sono Carby. Finalmente, è la mia prima volta che parlo con un alieno. Io sono Sunny. Sembra simpatica. Di pure la nave madre di far atterrare qui i tuoi amici. No, aspetta, c'è un piccolo malinteso. Quelli non sono miei amici. Quelli sono qui per ucciderci e prendersi la nostra isola. Ottimo. Ma sono i cattivi. L'umanità ha avuto la sua chance. Gli esseri umani sono solo il male peggiore. Ma noi possiamo farli ragionare. Forse non sono così cattivi come credete. Scusami se te lo chiedo, ma... perché odi gli esseri umani? Il mio desiderio era quello di suonare e cantare. Ma ai miei genitori non è mai importato nulla di me. E i miei amici mi prendevano sempre in giro. Perché sapevo che un giorno altri esseri viventi sarebbero arrivati qui. Viaggiavo sempre da sola. Perché la gente era egoista, avida. Fingono di essere buoni, ma in realtà quando non li servi più ti trattano come una nullità. Mi venne in mente un'idea. Creare un luogo adatto per poter accogliere i nostri nuovi amici. Così l'ho immaginati. Ho aspettato e finalmente loro sono qui. Ed ora posso andare via da questo pianeta. Così ho scritto una canzone per loro. Oh, beh, ma questi alieni... Volete sentirla? Sì! Eh? Cosa? Oh! That's who.
dance I want to see. Garby, basta, la canzone è finita. Oh, di già, come vuole il tempo. Joy! La tua abilità è stata davvero di grande aiuto. Il piano di entrare dalla parte degli umani è stato geniale. Bene, quindi ho saldato il mio debito. Non ho più nulla a che fare con voi. Ehi, frena, frena. Questo è solo l'inizio. È ancora molto alto. Ho fatto anche abbastanza. Ti ho portato in un mondo con un'energia immensa. Non parlarmi con questo tono, o devo ricordarti noi chi siamo. Siete la peggior razza di questo universo. Rissa, rissa, rissa! Fa silenzio, maiale! Oh, scusa! Ora, continua la tua missione. La guerra è appena iniziata. Scopri cosa stanno pianificando per fermarci. E soprattutto, fermali. E va bene, lo farò. Noi continuiamo. Forza, più veloci. Posso capire che non hai avuto un bel passato. Ma vedi, hai ragione che gli esseri umani sono un po', beh, mu. Non sono il massimo, ma quegli alieni lassù, l'ultima cosa che vogliono è la pace. Guarda Carby, lui si vede che è buono, ma loro no. Ma perché ci difendiamo subito con le armi da fuoco, senza nemmeno conoscerli? Magari ci salvano da qualcosa. Hai visto l'enorme buco al centro dell'isola? Non credo sia un segno di pace. Beh, perché non glielo chiediamo? Magari ci mangiamo un gelato tutti insieme. Ma siete cretini? È deciso, andiamo da loro. Mi faccio una tinta ai capelli e mi cambio. Datemi 20 minuti. Toccati davvero di mangiare il gelato insieme a quelli lì? Sì, aspetta, forse dici che preferiscono una pizza. Non ci avevo pensato. Oh, farò davvero una brutta fine. Bene, questo deve essere il posto giusto. Devo scoprire cosa stanno architettando contro di noi. Ehi, mi scusi, ma lei non è autorizzato a stare qui. Ma io sono un fedele amico della dottoressa. Sono al comando della base qui vicino. Mi dispiace, ma la dottoressa ha dato gli ordini di non far entrare nessuno. Aspetta un attimo, ma questo non è il tizio di cui sospettavamo? È vero, gli somiglia. Senti, non è che tu sei... Ok, è arrivato il mio momento. Oh, ora sì che mi sento libera. Vediamo un po' cosa nascondono questi esseri umani. Per ora ci sono solo delle banali avvertenze sul pericolo, con qualche modalità di difesa, ma nulla di che. Aspetta, forse questo cavo porta a qualcosa. Ragazzi, ho sentito degli spari. Tutto ok? Ragazzi? Questa sì che è una bella informazione. Intendono lanciare un missile alla nave madre? Ottimo! Con questa informazione anticiperemo il loro attacco. Tu! Che sei? Ragazzi, abbiamo un intruso! Mi servono rinforzi! Ah! Cavolo! Meglio andar via! Da dove cavolo è arrivata? Presto! Fate fuoco! Jay,
che se quell'aliena ha un'arma sparalatte, io sono intollerante. Ma sei idiota! Muoviti, Todd! Mentre aspettiamo Sunny, facciamo un giro? Che giro? Giro. Un giro? Una passeggiata per vedere... qualcosa. Oh, fai pure, io sto pensando. A cosa pensi? Sono indeciso sul gusto del gelato. Oh, ok, ti lascio la tua, decisione sul gelato. Ma da dove arriva questa musica? Ehi! Come va? Certo che Sunny creando tutto questo ha avuto una bella influenza su queste persone. Ehi, ma aspetta un attimo. Mida? Ma non era morto con quella roba da scheletri e maledizioni? Voglio delle risposte. Ehi, chi è che mi sta facendo ombra? Mida! Sei il vero Mida! Occhio con quella sabbia. Ci conosciamo, ma tu sei l'agente John. Sta zitto! Magari l'ordine chiuderà le questioni con me, se ti consegnerò a loro. Beh, sì, potresti farlo, ma io potrei rivelare tutti i tuoi ex piani segreti senza il consenso dell'ordine e dire alla tua cara sorellina che non è per davvero tua sorella, ma qualcosa di più. Non mettere in mezzo mia fe... Lascia stare Jules. Nessuno lo deve sapere, neanche lei. Allora non metterti contro di me. Ora mi spieghi come fai ad essere vivo? Non eri diventato scheletrico e morto con la tua Marigold? Non ero io. Vedi, mentre ti divertivi con i cacciatori, io e molti altri eravamo andati oltre il punto zero. E ad alcuni ha creato delle finte copie, ma perfette in estetica. Ovviamente con una scarsa intelligenza. Io ho chiuso con l'ordine, i piani, eccetera. Voglio solo passare una bella vacanza. Quindi non ti importa nulla degli alieni che distruggeranno l'intera isola schiavizzandoci tutti? Esatto. Nulla. Joy! Mi hai portato le informazioni che cerco. Sì, ho scoperto qualcosa. Che cosa hanno intenzione di fare? Stanno studiando l'esatto punto debole della nave madre, per poterla colpire con una specie di missile. E che cos'altro? Purtroppo subito dopo sono stata attaccata e non posso tornare come se nulla fosse. Ho bisogno di un altro spray per potermi camuffare. Va bene. La tua richiesta sarà esaudita. Tu, va a prendere dell'altro spray. E tu, di a tutti di preparare le stanze speciali. Le stanze speciali? Le vedrai molto presto. Bene, ora che hai lo spray, continua il tuo lavoro. Sì, vado. Prepariamoci. Giochiamo d'anticipo. Ancora sei dietro di me. Vuoi seguirmi per tutto il resto della vacanza? Mida! Non puoi sottovalutare davvero questa situazione! Sottovalutare cosa? Qualche alieno che vola sull'isola. Cos'è questo raggio? Oh cavolo, no! Non di nuovo! Non sono una vera mucca! Aspettate! Non era la vacanza che mi aspettavo!
Dove siamo? Oh no! Ci hanno rapiti! Sono ancora una mucca giovane! Non fare lo stupido. Ci hanno dato delle strane armi. Come se fossimo dei topi da laboratorio. Quindi, noi siamo una specie di test. Esatto. Dobbiamo trovare una via di fuga. Da quando ho questo costume da mucca, non me ne va bene neanche una. Oh mamma, io ricordo questi luoghi. Alcuni di questi erano vecchi luoghi della vecchia isola. E anche di quella attuale. Approdo avventurato, il Butter Barn e molti altri. Manca solo Pinnacoli Pendenti e ci sono tutti, eh? Oddio, e quelli lì? Benvenuti ad Approdo Avventurato. Sono sicuro che diventeremo ottimi amici. Sciroppo! Prendi un po' del mio sciroppo! Oh mamma, andiamo via, subito! Ignoriamo il combattimento. È quello che vogliono. Se sparo al momento giusto, forse possiamo ribaltare la situazione. Seguimi. Beh, siamo usciti. Forse ho sottovalutato la situazione. Ehi, avete distrutto il mio castello di sabbia! Avete idea di quanto ci ho messo per farlo? Beh... 2 minuti! Tutto quel tempo per niente! Ma è solo un castello di sabbia. Chi ti ha dato il diritto di parlare, tossicodipendente? Ciao ragazzi! Noi ci siamo! Io sono pronta per uscire. Allora eravate seri con la storia del gelato? Certo! Forza, andiamo! Mi sono perso qualcosa. Eccolo lì, abbiamo trovato il nostro guida. Allora aveva ragione, quel tipo è ancora vivo. Sì, e quest'isola cade a pezzi ogni giorno che passa. E noi la ricostruiremo. Ed è andato chissà dove. E noi? Da quant'è che stiamo camminando? Da 15 minuti. Sentite, l'idea è già fuori di testa. In più stiamo in un campo nemico. L'ordine immaginario potrebbe vederci. Guardate, ci sono degli alieni. Pessima idea. No, Carpi, rimani qua. È pericoloso. Ma io voglio mangiare il gelato. Dopo ne avrai uno, ma non con quelli là. Salve alieni, io sono Sunny. Potete fare quello che volete, dominare l'isola o distruggerla, ma lasciatemi venire con voi, per favore. Questi umani, sai cosa fare? No, ti prego, io sono dalla vostra parte. Oh no, Sunny! No! I soldi per il gelato! Che c'è? Ognuno ha le sue priorità! Ecco, spero abbia imparato la lezione! Gli alieni da qualche parte potrebbero essere anche buoni! Ma non questi qui! Beh, andiamo a cercarla! Forse si sarà fatta male! Dobbiamo aiutarla! Forza! Oh, inizio ad avere una gran fame. Ho lasciato tutte le mie provviste alla base degli umani. Ora che cosa mi invento? Oh, ecco l'aliena più sexy della galassia! Sta zitto prima che ci vedano parlare insieme. Tu che cavolo ci fai qui? Mi prendevo una piccola pausa. Ma come puoi rilassarti mentre stai lavorando per loro? Finché pagano bene... Io non faccio domande. Diresti lo stesso senza il tuo giocattolo da controllare. Giocattolo? Vuoi fare a botte? Calmati, Zig. La nostra amica stava andando via, vero? O vuoi che dica al capo che stai perdendo tempo? Oh, guarda, eccolo lì. Eh?
niente. Bravo, Zig! Ora vado, mi stai facendo solo perdere tempo. Chiedo umilmente scusa. Chissà che faccia farà quando scoprirà che ho leggermente bucato il suo costume da umano. Salve signore, oggi è proprio una bella giornata. Sì, salve. Ehi, ma aspetti un momento. Oh no, forse conosce la mia identità. E ora cosa faccio? Volevo avvisarla che abbiamo riparato il tiro a bersaglio, come lei aveva chiesto. Oh, grazie. Di nulla, signore, l'ordine è tutto. L'ordine è tutto. Che bello rivederti, il mio dolce fiore. Sei l'unica cosa che rimane del mio pianeta. Forza, Joy. Vediamo se riesci a trovare qualche nuova informazione. Forse qualcuno parlerà. Hai sentito, Todd? Gli alieni hanno previsto il nostro attacco. Sì, Jake. Eppure non ne abbiamo parlato con nessuno. Salve, facciamo qualche sparo. Salve, ti dico io cosa, Todd. Sicuramente abbiamo una spia nell'ordine. Qualcuno che passa informazioni. Forse l'agente Jones. E se fosse il lattaio? Come può essere il lattaio? Lui sa che sono intollerante. Mi tira certe occhiatacce. Ah, ma la devi smettere con questo là! Ma che diavolo! Cosa? Certo che la chirurgia plastica fa proprio dei miracoli, eh? È un alieno! Non deve scappare! Avvisate tutte le guardie! Devo proteggerlo. Non posso lasciarlo qui. Eccola! L'ho trovata! Come ho potuto sbagliare? Si è chiusa nell'ascensore! Presto, tu va al piano di sopra! Che casino! Mi sono cacciata in un bel guaio! Sorpresa! Mani in alto! Mi dispiace! Sbrigati, Joy! Sbrigati! Signore, ci hanno segnalato un alieno! Dove è andato? È andato lì, dopo quella collina. Forza, andiamo! Meglio andare via prima che alcuni mi riconoscano. Allora, Sandy, ora cosa pensi degli alieni? Che è stato fighissimo! Potevi morire! Mi hanno messo alla prova, e io gli farò vedere che sono degna di andare via con loro. Ok, questa è matta. Ehi, tu! Tu sei il tizio che mi ha cacciato dall'ordine! Oh no, ci mancava solo lui. Aspetta, lui è nuovo? Perché non ho mai visto un tipo come lui quando ero un agente... un vitellino. Andate via prima che chiami le guardie. Stai mentendo! E da quando ho visto che hai quella cicatrice fasolla? E quel fiore mi sembra di averlo già visto. È un fiore alieno? È bellissimo. Non toccarlo. Chi sei veramente? Mostrati. Noi siamo amici degli alieni. Beh, più o meno. Ok. Questo è inquietante. Joy? Ciao, Carby. Da quanto tempo, eh? Ora voglio spiegazioni. Voi due vi conoscete? Sì, è una mia vecchia amica. Spesso sono andato nel suo pianeta. A proposito, come stanno gli altri? Purtroppo, non esistono più. Loro hanno distrutto tutto ciò che conoscevo e che amavo del mio pianeta. Ed io sono l'ultimo nella mia specie. E sono obbligata a lavorare con loro se voglio sopravvivere.
Ottimo, così hai parlato del nostro. E cosa avrei dovuto fare? Il punto zero. Questo in cambio della mia libertà. Se ci impegniamo, possiamo sconfiggerli. In quest'isola abbiamo affrontato di peggio. Li stai sottovalutando, uomo mucca. Sentite, è meglio andare via da qui, sennò saranno grossi guai per noi. Sì, ha ragione. Ah, è così, eh? La cara Joy crede di poter fare il doppio gioco con noi. Che cosa facciamo, padrone? Beh, sarebbe un peccato se Chimera lo venisse a scoprire. Voi due, uccidete i nuovi amichetti di Joy e fategli capire chi comanda. Quindi sei stata nell'ordine immaginario per tutto questo tempo e nessuno ti ha mai vista? Beh, sì, mai fino ad oggi. Da quando sono andato via l'ordine è diventato sempre più irresponsabile. Credono di saper controllare tutto e credevano anche di controllare me. Ma dopo tutto questo tempo ho capito che i sette non sono poi così male. Hai conosciuto i sette? Beh, ho fatto una promessa al fondatore. Mu. Anch'io una volta vedevo i sette, ma non sapevo che parlassero con delle mucche. Chi sono i sette? Abbiamo ospiti. Non devono vedermi con voi. Mi dispiace, ma non possiamo più stare insieme. Salve, noi veniamo in pace. Sì, ma loro no! Che facciamo? Mi dispiace, ma non possiamo più stare insieme. Se scoprono che ho parlato con voi, per me saranno grossi guai. Va bene, ma sta attenta. Certo. Ora, come hai promesso, mi porti a mangiare il gelato. Ah, e va bene. Sunny, offri tu? Dove è andata Sunny? Non lo so, era qui un attimo fa. Oh, Chimera! Non sai che cosa orribile che ho visto! Che cosa hai visto? Stavo eseguendo i tuoi ordini come nessun altro, quando casualmente vedo la nostra dolce Joy parlare con degli esseri umani. Beh, è questo il piano, far finta di essere un umano. No, lei si è mostrata a loro, ha svelato i nostri piani e sta collaborando con gli umani. E così crede di fare il doppio gioco. Chiamatemi subito Joy. Ditegli che ho una sorpresa per lei. Non vedo l'ora di godermi lo spettacolo. Tu, torna al tuo lavoro o devo sistemare anche te. No, no, vado subito, andiamo Zig. Chissà perché Chimera mi ha chiamato. Ha detto che ha una sorpresa per me. Oppure, forse avrà cambiato piano. Ehi, eccomi qua. C'è qualche problema? Problema? No, nessuno. Tutto sta andando per il verso giusto. E perché mi hai chiamato? Ah, togli pure il costume. Questo posto è nostro. L'abbiamo conquistato qualche ora fa. Va bene. Ho fatto preparare una sorpresa fatta apposta per te. Vedi? Volevo complimentarmi del tuo ottimo lavoro. Grazie a te, riusciamo a prevenire ogni attacco da parte degli umani. Sono contenta che l'invasione stia andando bene. Così dopo sarò libera di andare via. Libera? No! Userei una parola diversa. Ecco la tua sorpresa. Che cos'è? Intrappolata! Questa è la parola giusta. Che cosa mi hai fatto? Qualcuno ti ha visto parlare con gli umani. Sei una loro amica e non sopporto i traditori. Ho solo parlato, ma nessuno dell'ordine sa di me. Ora goditi la tua nuova casa e quando le uova si schiuderanno sarai solo un parassita al mio comando. Bene, siamo nel posto giusto. Meno male!
Abbiamo camminato così tanto che ho i piedi in fiamme. Ecco che ricomincia con le sue battute. Forza! Liberiamo questo paesino da queste schifezze aliene. Guardate, ci sono solo poche guardie là davanti. Sapete cosa fare? Oh sì! Avevo tanta voglia di portare qualche alieno! Addio effetto sorpresa. Ti prego, dopo lo posso strozzare. Va bene, te lo concedo. Ehi! Ehi, umani! Stupidi alieni! Tutto fumo e niente arrosto! Che frase scottante, eh? L'avete capita? Io lo faccio fuori. Lo farai, ma lo farai dopo. Voi chi siete? Le domande le facciamo noi. Perché la tua stessa gente ti ha intrappolata qui? Io non sono come loro. Sarei dovuta rimanere con Carby. Carby? Ehi, trova un modo per liberarla. Ma sei sicuro? Sì, che sono sicuro. Ok, controllo in giro. Tu conosci Carby? Se lo conosco. Siamo amici da una vita e mi piacerebbe rivederlo. Ho così tante cose da raccontargli. Bene, credo di aver rotto la barriera. Bene, prova ad uscire. Sono libera. Vi ringrazio dell'aiuto. Se posso ricambiare in qualche modo, sarò lieta di aiutarvi. Noi siamo qui per aiutare chi è in difficoltà. Ma sì, ho bisogno di sapere se sai dove si trova Carby ora. L'ultima volta che l'ho visto era diretto verso le grandi spiagge. Ti ringrazio. Puoi anche andare. Anche voi. Tornate dagli altri. Penseremo agli alieni più tardi. Va bene. E tu che cosa farai? Beh, vado da un vecchio amico. A dopo. Finalmente ho il gelato! Sì, con camioncino incluso! Nessuna traccia di Carby! Carby! Carby sei qui! Carby! Ma questa voce la riconosco! Carby, dove sei? Oh, Carby! Amico mio! Ruggine! Ciao! Ai, scotta! Sì, sta attento. Ti presento il mio amico Mucca. Ci siamo conosciuti qui e l'ordine immaginario ci sta dando la caccia. Cosa? Che c'entra l'ordine con te? Oh, è lunga da spiegare. In sintesi, dato che non sono un umano, pensano che io sia alleato con questi alieni. Che branco di idioti. A partire da quell'agente Jones, ha creato solo guai. E spero che stia imparando la lezione, perché se lo trovo, lo brucio con le mie stesse mani. Fa un po' caldo qui, eh? Ma raccontami, come mai sei tutto di fuoco? Cosa ti è successo? Beh, ho creato una specie di famiglia. Tutto è iniziato quando sono andato via da quest'isola. Avevo viaggiato per giorni, settimane. Poi ho trovato una nuova isola, ma era diversa da quella che conosciamo. Era vuota, incontaminata, senza nessun controllo. Una specie di paradiso terrestre. Lungo il viaggio, feci la conoscenza di due tipi, Ragnarok e Kuno. Ehi, allora non sono il solo qui. Domanda, anche tu sei arrivato qui come se il mare ti spingesse verso quest'isola? Sì, come fai a saperlo? È successo anche a me. E a lei. La mia teoria era giusta. Quest'isola sta chiamando persone speciali. Persone che vogliono combattere per un motivo. Sia il mio che il suo. E la vendetta. Per quelli che hanno distrutto la nostra vita. Che l'hanno controllata. E il tuo motivo? La vendetta.
E quello fu solo l'inizio di una nuova avventura. Come diceva Ragnarok, per lui quest'isola era viva. E noi eravamo i prescelti. Dopo tante, tantissime ore di viaggio, vedevo solo ed unicamente fuoco, lava, magma. Cavolo, sembrava come toccare il sole con le mie mani. E improvvisamente una forte luce prese me e gli altri. E aveva ragione. L'isola è viva e ci ha fatto un dono. Ma i prescelti non eravamo solo noi. Il mare poco a poco portava sempre più persone predestinate al dono. E la cosa che ci unisce è la vendetta. Wow! E con la tua ragazza? Ha visto come sei? Con Jules? Beh, non ancora. Il mio rapporto con lei ora è complicato. Ma dimmi di te, che hai fatto ultimamente? Ti offro un gelato se vuoi. Oh sì! Un altro gelato! Ehi, perché non vieni anche tu? Io? No, no! Farò qualche giro! Tu, divertiti con il tuo amico! Va bene, ci vediamo dopo! Sì, a dopo! Più lontano sto da quel ruggine meglio è! Se scoprisse la mia identità, diventerei un hamburger bruciacchiato! Povere mucche! Joy! Joy! Siete stati voi a liberarla! Allora chi è stato? Sicuramente qualche amichetto umano! E va bene! È il momento di giocare il nostro jolly! Zig e Choppy, liberate le uova! Voi, infettate questa città! Chissà dove sarà finito il fondatore dopo l'invasione aliena! Questa volta ho davvero poche speranze. Non ho più Lara, Corvina o Razza a darmi una mano, ma solo una fanatica degli alieni, un mangiagelati e il suo amico che mi vuole morto. Ehi, ma che è successo a questa città? Quella roba non mi sembra affatto naturale. Ehi, questo è il nostro territorio. Non possiamo parlarne da gentiluomini? No. Ehi, no! Aiuto! Mucca in pericolo! Mucca in pericolo! Tre contro uno, non è per niente leale! Ha, ha. Adesso chi è questo qui? Disintegriamolo! Porca vacca! Ehi, stai bene? Ti hanno fatto del male? Grazie, per fortuna neanche un graffio. Comunque non mi sono presentato. Io sono Genesi Mucca. Beh, io sono... non me lo ricordo. Come fai a non ricordarlo? Ricordo solo che stavo lottando con un mio rivale e una specie di luce mi ha preso. E dopo, eccomi qui. Allora benvenuto nel club. Molta gente viene qui per caso. Per fortuna non ho fretta di tornare. Vedo che non ve la passate bene qui. Beh, no. C'è un'invasione in corso e... E questo cos'è? È un bambino alieno? Ma ciao piccolino, come va? Non sembra simpatico. Cos'è successo? Ha qualcosa sul naso? Tranquillo, non si vede. Ma un alieno sulla testa! Toglimelo, toglimelo! Aiuto! Devi aiuto! Stare fermo, potrei colpirti! Grazie di nuovo, andiamo via da questo posto, ora! Bene, Zig! Abbiamo messo abbastanza uova anche qui! Abbiamo un problema! Tre dei nostri uomini sono caduti a causa di un uomo mucca e da un abile spadaccino!
Chimera non deve sapere che gli uomini affidati a me sono morti. Dobbiamo sbarazzarci di questa mucca subito. Andiamo a cercarlo, Zig. Finalmente è ora di fare le botte. Non vorrei essere maleducato, ma ti si è appena gonfiato un figlio dietro la schiena. Cosa? Oddio, e che roba è? Ah, non lo chiedere a me. Questo deve essere sicuramente qualcosa che avrà creato razzo nel costume. L'alieno che avevo in testa deve averlo attivato. Fa come se tu non avessi sentito niente. Io, come butta, fratello? Come? Voi in questo mondo non parlate così? Lascia perdere. Tu sei nuovo? Io sono Joy. Io, beh, sono... Lui non si ricorda. Scusatemi, ragazzi. Poi fate conversazione. Io ho bisogno di fare... devo scaricare, ecco. Non ho capito. Devi scaricare dei file? Forse intende che deve fare la pipì. Oh, ora capisco. Che cos'è la pipì? Oh, è dalla season 6 che non vado al bagno! Oh! Salve! Cavolo! Non mi sono neanche lavato le mani! Ho trovato la mucca, padrone! Inseguitelo! Non lasciamolo scappare! Che situazione del cavolo! Tu e il tuo strano amico state rovinando la mia reputazione! Non voglio passare per lo zimbello di tutta la galassia! Ancora mi chiedo perché Lazza avesse questo strano costume da mucca! È completamente inutile! Ehi, io sto parlando e tu mi ignori! Ora basta! Sbarazzatevi di questo animale! No! Aspettate! Ho dei vitellini! Che succede? Sono diventato enorme! Oddio! Oddio! Sta scappando! Ma come diavolo ha fatto? Abbiamo sottovalutato le mucche! Questa volta non deluderò il capo! Zig! È ora della fase di combattimento! Finalmente facciamo a botte! Chi devo distruggere? Come chi? La mucca, imbecille! Forza! Come si ferma questo coso? Attenzione! Non riesco a fermarmi! Ehi! Ma che c'è dato la potente di mucca gonfiabile? Scusate! Mi scusi, non è colpa mia! Non ho visto che c'è dentro! Disgraziato! Mi sto fermando! Oh, che bello! Ehi! Sono ancora lì! Ragazzi! Non mi sentono! Accidenti! Come vado avanti? Funziona! Ragazzi! Ragazzi! Aiutatemi! Dovete aiutarmi a uscire! Ma che è successo? Sei diventato una palla? Ah, quindi è questo quello che succede quando si fa la pipì? Avversario mucca! Distruggere! Ah, Joy! Che bella sorpresa! Ancora tu? Bene! Se uccido loro e consegno te, il capo sarà molto soddisfatto! Non se ci sono io! Ho un'idea! Joy, dammi un bel pugno sulle chiappe! Come, scusa? Hai capito bene! Fallo! Veloce! Arriva il pugno! Stiamo volando, padroni! Ehi, sono tornato normale! E come ti dicevo, Ruggine, subito dopo aver incontrato quel tizio mucca, anche lui ricercato dall'ordine immaginario, noi abbiamo... Aspetta, ora che ci penso, perché mucca? Mucca? Mucca cosa? Perché mucca e non toro? Dovrebbe essere un toro! Tutto questo parlare mi ha messo appetito!
ci mangiamo un gelato. Di nuovo? Ne hai mangiato uno 5 minuti fa, anzi due, e ti sei mangiato anche il mio. Se sono buoni non è colpa mia. Ehi, ragazzi, dopo tutto questo tempo arrivo qui e trovo voi due a discutere sul gelato. Ehi, fatti affari, aspetta, sei tu. Non ci credo, di nuovo insieme come ai vecchi tempi. Ruggine, Carby. Ruggine, ti sei accorto che stai prendendo fuoco? lo so, diciamo che adesso ho anch'io dei poteri come voi. A proposito, dov'è finita la tua maschera? Oh beh, vedi, fuori da questo mondo, Ruggine. È difficile da spiegare. Ricordi quando siamo entrati nel punto zero, vero? Come potrei dimenticarlo? Ero furioso, anche con te. È stato brutto ritrovarsi di nuovo qui. Guarda, forse è stato meglio così. Io mi sono ritrovato in mondi sempre diversi. Non avevano nulla a che vedere con questo. E quando sono ritornato qui, non avevo più nulla. Né i miei vestiti e nella maschera. Scusami, e che hai fatto tutto questo tempo? Quando sono tornato era tutto selvaggio ed era pericoloso per me, perché indossavo vestiti da straniero, trovati in uno di questi mondi. L'unica cosa che ricordo di quel luogo selvaggio era un uomo, privo di sensi. E subito dopo mi avventurai a piedi verso la base del Clan Fox, e ciò richiedeva tanti mesi di viaggio. Una volta arrivato, era tutto lasciato a sé. Ero l'unico presente del clan. E per fortuna ricordavo che non lontano da lì avevamo delle vesti per un futuro membro del clan. Non credo che molto presto arriveranno nuovi membri. Beh, ti stanno bene. Terra! Terra ferma! Ora dove andiamo? E io che ne so? Per fortuna che ho portato la radio. Come? Non ho sentito. Mi sposto un po', così prendo il segnale. Ha detto che dobbiamo catturare uno squalo. Ci penso io. Intanto andate allo squalo, andate. Una volta recuperato l'arma, ci metteremo sulla piattaforma volante al centro dell'isola. Perché stiamo facendo questo? E se questa persona ha cattive intenzioni, io non mi fido. Però ha detto che la paga è molto alta. Ma sì, fidiamoci. Forza, prendiamo il motoscafo che è vicino. Cosa mai potrebbe andare storto? Perché quando qualcuno dice quella frase qualcosa esplode? Per colpa tua mi sono bagnato i miei nuovi pantaloncini. Ah, ora è colpa mia. Forza, cerchiamo l'arma. Questo posto è ridotto molto male, eh? Se non ricordo male, qui dovrebbe esserci una vecchia cassaforte. Ne sei sicuro? Sì, cosa mai potrebbe andare storto? Sono un elitto dell'ordine immaginario e voi state violando il nostro territorio. Picchia lui, è lui che ha detto quella frase. Quale frase? No, dico sul serio, picchialo. È ora di dare inizio alle danze. Sì! La danza dell'amicizia! Ma che state facendo? Guardo che mosse! Ok, ora ne ho abbastanza! Oh! Questo prima dice di aprire le danze e poi dopo si mette a sparare! Si vede che da piccolo non era un bravo ballerino! Ehi, l'ho trovata! Possiamo consegnarla! Ora siete in trappola! Vi distruggo, riporto l'arma al suo posto e riceverò un premio come miglior guardia della dottoressa Sloan. Cosa mai potrebbe andare storto? Bellevo di scemo! Certo che quella frase è proprio maledetta, Ci siamo, ecco la piattaforma volante. Aspetta, significa che dovremo nuotare prima e poi salire lassù. Ho appena cambiato i pantaloni. Senti, vuoi quella paga molto alta o no? È certo che la voglio. Andiamo!
voi! Ce n'avete messo di tempo, eh? Ma siete stati molto utili! Forza, dalla me! Con questa potenza solleveremo l'impossibile! Aspetta, era davvero una persona con cattive intenzioni? Ehi, è la nostra paga molto 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 alta! Ma certo, non me ne sono dimenticato! La vostra paga è che verrete uccisi per ultimi! Dici che ci ha scammato? No, guarda, sono proprio contento di morire per ultimo! Certo che sei proprio strano! Che cos'è stato? Oh no! Devo aver mangiato troppi gelati! Non credo sia il tuo stomaco, Kirby! Ma quel coso lassù! Andiamo! Ok! Che succede qui? Eh? Voi due? I vecchi scagnozzi! Che avete combinato? Noi non abbiamo fatto niente. Beh, in realtà abbiamo fatto tutto. Ma è stato l'alieno che ci ha ingannato, lo giuro! Ingannato? E come? Pensavamo fosse il lavoro di qualche collezionista. E gli abbiamo consegnato un'arma segreta dell'ordine immaginario. Ed ora lo useranno per sollevare l'impossibile. Sollevare l'impossibile? Eccovi qui, finalmente. Zig e Choppy. Perdona la nostra sconfitta, Chimera. Noi non sappiamo come. Ma la mucca... Non importa. Per fortuna siamo in vantaggio. Quei due sono stati delle ottime pedine per noi. Grazie al cannone al plasma, trasferiremo la sua energia nei nostri rapitori. E solleveremo pezzi dalla terra creando caos su tutta l'isola. Santa ruggine! Ma che cavolo sta succedendo laggiù? Dobbiamo andare lì prima che qualcuno si faccia male. Beh, qualcuno deve farsi male. La presenza di questi alieni mi rende nervoso. Forza, Kirby! Portaci lì! Ci provo! Kirby, porto! Ehi, niente! Qui la maledetta nave madre lassù, ma non metti il mio Kirby porto! Non fa niente, dai! Andremo lì correndo! Voi andate, io vi raggiungo! Devo riuscirci! Va bene! Andiamo! Sì! Beh, che dici? Il nostro l'abbiamo fatto! Andiamo a mangiarci un bel panino! Sì! Ora siamo noi ad avere maggior potenza di attacco! Molto presto gli umani non potranno più difendersi! E l'unica opzione per loro sarà sottomettersi a noi! Cosa intende fare adesso? Non credo che questo basti per fermarli! Molto presto altri luoghi importanti per loro subiranno lo stesso trattamento! E l'unica cosa che faranno è guardare! Ehi! Di a quel coso lassù di rimettere tutto al suo posto! Ehi! Forse non capisce la nostra lingua? Oh, la capisco e come! Ma per me sentire le vostre lamentele mi fa sentire soddisfatto! Questo tizio non ha capito con chi ha a che fare! Sono d'accordo con te! Ah, è una sfida! Prego, cominciate pure! Se la tira anche il fenomeno! Sei morto! Ma che cos'era? Non la passerà liscia. Giuro che lo faccio arrosto. Lasciamoli alle loro patetiche vite. Ho ben altro da fare. Niente da fare. Ho provato 572 volte con il carbiporto senza successo. Kirby. Chi mi ha chiamato?
Devi aiutarmi. Che questa sia la voce della mia coscienza, non la voglio. Sono quassù. Oh? Ma tu sei... Tu sei la dea della fenditura. Ciao, Carby. Come fai a sapere il mio nome? Io conosco il nome di tutti. Ho bisogno dell'aiuto di qualcuno. E per fortuna ho trovato te. Aiuto? Come posso aiutarti? Ho perso il mio piccolo Piggy. È caduto in una delle mie fenditure. Ed ora non so dove sia. Sei fortunata. Io posso sentire ogni essere vivente a distanza di chilometri. Mi aiuterai? Davvero? Ma certo! Una volta trovato, per ringraziarti, esaudirò un tuo desiderio. Ma non posso fare miracoli. Va bene, iniziamo a cercarlo. Aspetta però, non puoi andare in giro così. Tutti si domanderanno chi sei. Hai ragione. Ora sei perfetta. Andiamo. Niente, Carby se n'è andato chissà dove. L'aliena con quel tipo con la spada si sono divisi. Sono rimasto solo io. Una piccola mucca indifesa. Oh, ma che ci fa una mucca solo soletta qui? Vieni a casa mia, qui fuori è pericoloso. Aspetta, ma che cosa sto facendo? Io non sono una mucca vera. Oh, sentiti come se fossi a casa tua. Beh, almeno sono mimetizzato per bene qui. Ehi, ma aspetta un attimo, quel tipo lo conosco. Lui è... Clark! Oh, ragazzone mio! Com'è andata la giornata di lavoro? Beh, dai, è andata bene. Guarda un po', ho trovato questa povera mucca sola e abbandonata. Un po' mi ricorda quando ti ho trovato. Perché non glielo racconti? Io vado a vedere le galline. Ultimamente girano troppi lupi. Sono caduto da molto in alto e lui mi ha trovato ed educato come un padre. Ecco tutto. Perché questo è quello che ricordi sull'isola. Ma tu, per davvero, da bambino, sei arrivato da un altro pianeta e sei stato cresciuto come un essere umano. Perché tu sei Superman. Non dirlo ad alta voce. Come fai a saperlo? Perché anch'io nascondo la mia vera identità. Io sono l'agente Jones. Beh, ex agente. Ci siamo visti molto tempo fa a Metropolis, nel Daily Planet. Ricordo poco ultimamente. Comunque non so se tu te ne sia accorto, ma c'è un'invasione aliena e tu sei Superman, cavolo! Un tempo lo ero. Ora ho smesso di essere un supereroe. Lex Luthor mi ha sconfitto. E se non posso proteggere il mio mondo, non posso proteggere neanche quest'isola. Ma dai, solo perché Lex ti ha intrappolato in quest'isola non puoi arrenderti così. La gente ha bisogno di te. Non posso. Sì che puoi! Non posso! Ti chiedo scusa. Io non volevo. Oh, bello forte il pugno. Non puoi nascondere quello che sei. Oh, spero che capisca. Cavolo, l'ho sempre detto che era meglio Batman. Quel tipo aveva ragione. Non posso nascondere quello che sono. Ma ci sono così tanti supereroi ora. Nessuno ha bisogno di me. Dai, forza, muoviti! Metti quei soldi nella borsa. Vi prego, non fatemi del male. Oh, te ne faremo se non ti sbrighi. Alieni che rapinano un'edicola. Questo sì che è strano, eh? Ehi, tu! Sei un eroe. Aiutalo. Io? Ma sei matto? Ho sentito che in giro c'è Ariana Grande. Devo ottenere subito il suo autografo. Aspetta! Sono sicuro che arriverà un altro supereroe. Sì, ne sono sicuro. Piggy! Piggy, dove sei? È piccolo o grande questo Piggy? Così so su chi concentrarmi. È un maialino molto piccolo e colorato. Sento una presenza molto piccina. Chi mangia pannocchie, mele e dei cubetti di ghiaccio? Cubetti di ghiaccio? Allora è lui, lo so. È un maialino strano. Allora non è molto lontano da qui. Non ci credo, Ariana Grande. Come? Sì, fai finta di niente, ma lo so che sei tu. Ti prego, mi fai un autografo. Ma certo. Oh, che bello, mettici anche un cuoricino. Ora questo lo sbatto davanti a Jason Momoa.
farà una faccia! Ehi, forse ho trovato Piggy! Davvero? Oh, meno male. Non arriva nessuno. Ehi, voi! Lasciatelo in pace! Oh, e tu? Come siamo eleganti, Mister Precisino! Sto cercando di fare l'eroe! Io sono qui per... Per cosa, misero umano? Oh! Guarda come corre! Questi umani sono così deboli! Perché? Non ci riesco! Ho paura di fallire! Di fare del male a qualcuno! Per fortuna non ti è fatto male! Ti ringrazio, Carby! Come promesso... Hai un desiderio? Beh, io sicuramente avrei desiderato dei gelati gratis o di riuscire ad usare il carbiporto. Ma non sono un egoista. Io desidero che venga qualcuno o qualcosa che sconfigga questi alieni prepotenti. Beh, qualcuno c'è già. Il tuo desiderio sarà esaudito a breve. È stato un piacere, Dea della Fenditura. Ciao! Ma che cavolo mi passa per la testa? Di che cosa ho paura? Basta questi occhiali! Io sono Superman! Che succede? Il terremoto? Voi... Smettetela di importunare quel povero uomo! Nessun umano mi dà gli ordini! Prendi questo! Non è andato in mille pezzi! E va bene, allora passerò alle maniere forti! Tu non sei normale! Ah, adesso scappi! Come ho fatto? Eri dall'altra parte! Così non farai più del male a nessuno. Sento altri alieni. Tutte le mie abilità stanno tornando come un tempo. Sarà meglio andare in alto. Sento qualcosa di pericoloso, ma non riesco a percepire dove. So solo che devo fare in fretta. Qualcosa di pericoloso sta per accadere e non posso permetterlo. Sì, li sento. Altri alieni sono vicini alla fattoria. Amici, vi ho convocati qui per assistere alla distruzione e alla sottomissione dell'essere umano. Ammirate la potenza del... Ehi, ma mi state ascoltando? Che cosa state guardando? Ma quello chi è? Preparate le armi. Dove siete finiti? Ehi tu! È il momento di tornare a casa, non credi? Aspetta, io so chi sei. Tu sei quel kryptoniano. Sei uno straniero esattamente come me. Alleati con noi. Insieme, nessuno potrà fermarci. Mi credi davvero così stupido da accettare? Non ti aiuterò mai a distruggere questo pianeta. Oh, quanto sei debole. Proprio come gli umani. E ti farò pentire di non aver accettato! Ti si è rimpicciolita la sfera? Sei tu a fare questo, vero? Ora tocca a me! E va bene, mi arrendo! Hai vinto tu! Allora andate via da questo pianeta! Spiegalo al mio esercito! Esercito. Prendimi se ci riesci.
sembra che si stia fermando. Ti vedo attraverso i muri. Nasconderti dietro quelle mura non ti salverà. Però sento una sensazione strana. Come se fosse... Kryptonite! Noi sapevamo di te, Clark Kent. A noi non sfugge nulla. Per questo, in caso di emergenza, mi sono fatto preparare questa armatura. Un'armatura di Kryptonite. Ora inizia il secondo round. Prima scappi ed ora usi la criptonite contro di me. Sei proprio un vigliacco. No. Sono solo più furbo di te. Ma sai, io non voglio ucciderti. La mia proposta è ancora aperta. Alleati con me. Insieme faremo grandi cose. Sarai l'eroe sovrano di molti pianeti. E dio di molti altri ancora. Con il mio intelletto e i tuoi grandi superpoteri, saremo invincibili! Ho affrontato molto di peggio. Lex Luthor, Brainiac, persino Batman fa più paura di te. Quindi la tua risposta è un no. Non posso volare, ma posso affrontarti anche con quella criptonite. Sei un folle. Avanti! Fatti sotto! Mi spiace, ma non soffri il solletico. Maledetta criptonite! Mi hai davvero deluso, Superman! Devo trovare un modo per rimuovere quella criptonite. Aspetta, l'arma che costruì Bruce Wayne per me? Come ho fatto a non pensarci prima? Allora, ne vuoi ancora? Questa volta non avrò pietà! Sono ancora qui! E quell'arma cristallizzata da dove sbuca fuori? Credi di poter avere delle chance con quella? Illuso! Ora basta giocare! Sei morto, Superman! No! L'arma è andata in mille pezzi! La mia criptonite! Andata! Hai perso, invasore! È tempo che tu faccia ritirare tutte! Credi di vincere così? La mia razza è speciale! Questo colore che ho assunto significa che sto per morire! Ma se non posso avere un'alleanza con te, allora me la prenderò! Che cosa fai? Saremo una cosa sola! È sparito! Che significa che saremo una cosa sola? Devo andare subito da Bruce. Un pipistrello. Batman, sei qui? Superman, o dovrei dire Clark Kent. Bruce, ho bisogno del tuo aiuto. Un alieno ha... Ha usato la criptonite contro di te ed ora è entrato nel tuo corpo. Come fai a saperlo? Io sono Batman. È successo tutto così... Io... La testa... Io non riesco a vedere. Non riesci a vedere? Ti senti bene? Clark... Tutte le mie cellule sono diventate un tutt'uno con Superman. E tu chi saresti? Non importa. La prima cosa da fare adesso: attaccare una base. Così provo questi nuovi poteri. Che succede lassù? Ma quello è Clark. Quel maledetto è uguale a me. Dobbiamo fermarlo. Non adesso. Se quel tipo è uguale a te, avrà anche i tuoi stessi poteri. Prima abbiamo bisogno di un piano. Ok, posso farcela.
E va bene. Prima il piano. Questi poteri sono incredibili. Ecco una base. Ora ci divertiremo un po'. Ehi, e tu chi sei? Non preoccupatevi, io sono Superman e sono qui per proteggervi dagli alieni. Oh, che bella notizia! Siamo felici che tu sia dalla nostra parte, Superman. Ma aspetta, Superman non indossa un costume nero. Ah, è così divertente. Oh, prendi questo. Mi dispiace, non sento niente. Ma dove diavolo è finito? Ma ora tocca a me! No, ti prego, non farlo! Ci siamo! Dovrebbe essere qui! Non dimenticarti del piano! Sì, so cosa fare! Non preoccuparti! Ora basta! Non te ne andrai in giro con una copia del mio corpo, seminando distruzione su quest'isola! Ora ti dimostrerò che non sei degno dei poteri che porti! Vediamo come te la cavi in volo! Scappare su non ti aiuterà! Vuoi lottare in volo? Beh, ti accontento subito! Aspetta, è vero, hai la mia stessa forza, ma la mia stessa velocità di volo? È una sfida, scegli una destinazione e ti dimostrerò che sono migliore di te. E chi perde lascerà questo pianeta. E va bene, ci sto, scelgo quei moli laggiù come traguardo. Bene, pronti partenza, via! Ah, ok. Sei lento, Superman! Non credo proprio. Eppure sei partito prima di me. Continua a illuderti. Ci siamo. È il caso che io rallenti. Presto abbandonerai questo pianeta. Sì! Ho vinto io. Prepara le valigie, Superman. Questo pianeta è mio. Che cos'è questa forza? Questa forza si chiama Kryptonite. No! Com'è possibile? Lo testo! Invece è possibile. Sei una copia perfetta di Superman, così come con i poteri che con le sue debolezze. Oh, e tu chi saresti, debole umano? Questa invasione aliena sta rallentando il mio piano. Come guadagno se tutti sono impegnati a combattere? Se solo Jonesy fosse qui. Ma io sono qui. Jonesy? Mesi fa sono stato rapito da un alieno e sono riuscito a scappare con questa super tuta. Ho visto cose che nemmeno immagini. Hai visto i soldi? No. Allora non hai visto niente di interessante. Almeno ci ho guadagnato questa super tuta. Sono come un supereroe. Sei troppo dark per essere un supereroe. Come dovrei essere? Ci penso io! Ecco! Ora sei perfetto! Bruconesi! Oh, ma sai che mi piace? Andiamo a salvare qualcuno dagli alieni chiedendo in cambio del denaro! Ora sì che sei il Jonesy che conosco! Ti sei sbarazzato di quella criptonite, vero? Hai visto? Il piano ha funzionato. Sì, avevi ragione, come sempre. Ma abbiamo sconfitto solo un pezzo grosso. Ma la nave madre è ancora lì.
Ho provato già a volare fin lassù, ma una forza invisibile non mi permette di entrare. Che cosa? Chimera è stato sconfitto? Oh no! Come è potuto perdere con quei due tizi in calzamaglia? Non importa. La nave madre molto presto sta per terminare il suo corso. Con o senza Chimera, noi abbiamo la vittoria in pugno! Hai sentito la dottoressa? Dice che quella bomba può distruggere l'intera nave madre aliena. Cosa? Un'esplosione proprio sulla nostra testa? E se qualche pezzo della nave madre cade sull'isola, moriranno centinaia di abitanti. Ma la dottoressa Sloan non importa. Dice che per un bene migliore bisogna pur fare qualche sacrificio. Metti caso che la bomba funzionasse. E se dalla nave madre esplodendo fuoriuscisse del latte parzialmente scremato? Io sono intollerante, lo sai. Ma ti pare che da una nave aliena esca del latte? Ehi, ma quello chi è? Oh no, quello era il lattaio! Ci stava spiando! Credo che questa cosa dell'intolleranza la prendi troppo seriamente! Quindi è qui che ti nascondi. Sei ridotto piuttosto male. Sei venuto qui per insultarmi o per lavorare? Per lavoro. E sai bene che non voglio nessuno con me. Sono un lupo solitario. Molto presto l'ordine lancerà una bomba contro la nave madre, cercando di limitare i danni. Ma tu vuoi che non ci siano limiti? Esatto. Manometti la bomba e aumentane la potenza. Con la distruzione torneremo noi a comandare. Mi piace. Mi metto subito all'opera. Sembra che anche il clan Fox sia coinvolto. Il clan Fox? Fa attenzione. Il mio clan del lupo combatte il clan Fox da generazioni. La cosa si fa interessante. Vox, che notizie mi porti? Cosa? Una bomba contro gli alieni? Se ne fregano se moriranno delle persone? No, questo non va bene. Ma guarda un po', due membri del clan. Vox, va alla fortezza e cerca di disattivare la bomba. È troppo rischioso. Troveremo un altro modo per sconfiggere gli alieni. E avvisa gli altri membri. Questa volta vendicherò il mio clan. Il vostro stupido piano non funzionerà. Ah, Vox. Sembra che questa notte sia la notte dei lupi. Ed uno è molto vicino. Buona fortuna. Così questa è la foresta. Capisco anche perché prende il nome di fortezza.
Sento l'odore del Clan Fox. Qui c'è qualcosa. Lo sento. Ma l'acqua confonde le sue tracce. Il mio avversario è un tipo sveglio, ma non è un lupo. Un falò. Questa è la prova che qualcuno è qui. E non da molto. Le mie zanne sono in fiamme. Vogliono combattere. Sai, i lupi vogliono sfamarsi da soli. È una questione di dignità. Cacciano le loro prede a rischio della propria vita. Sono guerrieri. E se privi a un lupo della sua fierezza, e se gli impedisci di uccidere, e gli insegni di temere la morte, quale guerriero sarà mai? Un guerriero come te! Voi del Clan Fox sapete combattere solo se siete in tanti! Non puoi scappare! Ehi! Ma una base! La mia vendetta può attendere. Ecco perché amo la notte. Ci sono solo tre guardie che controllano l'entrata. E qualcuna sul retro. Sicuramente ce ne sarà qualcuna anche all'interno. Ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina? Ma ti pare una domanda da fare a quest'ora della notte? Ve la faccio io una domanda. Morirà prima lui o tu? Ragazzi, che è accaduto? Che c'è? Ragazzi, mi ricevete? Forse abbiamo un nemico. Mi ricevete? Beh, qui sembra tutto libero. Chiama i rinforzi e le mie lame ti faranno in mille pezzettini. Ok, va bene, mi calmo. Io sono solo una guardia. Dove si trova la bomba che distruggerà la nave madre? Perché vuoi saperlo? Sei un alieno. Rispondi! Ok, si trova nella fattoria. È lì che la teniamo nascosta. Non ci voleva tanto. Grazie dell'informazione. Ora mi lascerai in vita, vero? Come si dice? Ah, sì! In bocca al lupo! Eccola, una base segreta sotto una fattoria. Ingegnoso, ma entrare sarà uno scherzo. Ehi, hai sentito? No, non ho sentito nulla. E non ti inventare che sta arrivando il lattaio. No, impossibile. Lui arriva solo di giorno. La bomba dovrebbe essere qui. Eccola. Bene. Adesso modifichiamo la traiettoria e aumentiamone la potenza. Sì, così. Missione compiuta. Ora devo solo uscire di qui. Ah, dannazione! Presto, preparatevi! Gli alieni ci stanno attaccando! Vogliono rapire la fattoria! Così la bomba sarà esposta! Questo complicherà il mio piano. Ora sono arrabbiato, padrone. Ben detto, Zig! Distruggiamo questo posto! Il grande capo tra poco verrà qui, di persona! Gli umani hanno le ore contate! Abbiamo spaccato tutto, ha ha ha. Ed ora che abbiamo la vostra base, nulla potrà fermarci. Cari umani, avete perso.
tra mezz'ora dite addio alla vostra isola. Portateci su. Ciao, ciao, perdenti. Signora, le bombe sono pronte, ma c'è un problema. E sarebbe? Sulla fattoria i nostri radar rilevano forme di vita. Se non li portiamo giù moriranno nell'esplosione. Tu credi che me ne importi? Nulla fermerà il mio piano. Ma signora, io... Ho detto nulla! Certo, mi perdoni. Vieni con me, dobbiamo essere pronti. Che diavolo sono quelle palline attaccate sul terreno? Fammi un po' vedere. Fammi controllare. Oh, ma sono un concentrato di tecnologia di ultima generazione. Tecnologia militare. Sarà meglio allontanarsi dall'isola più presto. Questo non è bello. Eh? Non ci ho capito una mazza. In parole povere? È una mega bomba. Una volta esplosa, le piccole faranno lo stesso per una reazione a catena di esplosioni. Oh, mamma ruggine! Ma moriranno un sacco di persone! Ragazzi, dobbiamo avvisare del pericolo in tutte le città. Portate fuori le persone, fuori dall'isola, adesso! Andiamo! Ehi, ruggine! Una delle città è dall'altra parte, e tu dove stai andando? Senti, io vado da Jules. E so dove trovarla, ok? Tu va a dare una mano. Oh, va bene, ma sta attento. Certo che senza carbiporto è tutto così difficile. Ehi, mucca. Mucca, svegliati. Sto dormendo come un bravo vitellino. Cosa c'è? Stiamo volando. In che senso stiamo volando? Per tutte le vacche! Che è successo alla fattoria? Non lo so, io ero nei paraggi e la nave madre ha iniziato a rapire l'intera fattoria. Sono già stato rapito una volta da un mini UFO. Non accadrà di nuovo, soprattutto con quello lì gigante. Beh... Hai un piano? Sì, aspetta. Se divento una mucca gonfiabile, non ci sarà nessun danno alla caduta. Allora forza, gonfiati. Non so come si fa. Oh no, credo che ci stia per rapire. Signore, la fattoria con la base segreta umana è stata rapita con successo. Bene, questi umani non saranno più d'intralcio. Quando abbiamo preso la base, sono stati presi un paio di esseri viventi. Che cosa facciamo? Beh, non sono un problema. Portateli nelle uova. In futuro potranno essere degli ottimi schiavi. Va bene, vado subito. Ormai ci siamo. Sfruttare l'energia... Mi ha chiamato. No, parlavo con me stesso. Oh, mi scusi. Dicevo? Oh sì, sfruttare l'energia del punto zero ci ha resi più potenti. E ciò ci consente di far tornare quell'energia antica alla sua vera origine. Cos'è questo odore? Ma dove siamo? Siamo stati trasferiti. Qui lasciano le loro uova. Uova? Queste non sono palline di plastica? Oh, che schifo! Toglimele! Abbassa la voce, o vuoi finire nelle celle e diventare uno schiavo. Certo che questi alieni vanno proprio matti per il viola, eh? Quel colore li ricorda il loro pianeta.
popolato da orribili creature. Un po' come il vostro. Sì. Aspetta, io non sono orribile. Basta parlare. Per fortuna conosco la strada. Possiamo scappare. Ok, ok. Andiamo. Ehi, sta giù. C'è uno di loro. Non ti preoccupare. Ci penso io. Ehi, tu! Il capo ha detto che dormi sul lavoro. Il signor Cioppi? Non lo vedo. Non osare farmi arrabbiare. Vai subito a controllare le uova. È un ordine, hai capito? Sì, va bene, lo faccio subito. Ehi, come hai fatto a imitare la sua voce? È una delle mie abilità. Aspetta, è qui? Sento un'energia familiare. Meglio non andare, lì è pericoloso. No, è troppo familiare questa energia. Devo controllare. Oh, porca vacca! Ma quello è il cubo! Ecco cosa hanno fatto con il punto zero! Hanno preso la sua energia per creare il potere del cubo! E voi che cosa ci fate qui? Noi ce ne stavamo andando, vero? No! Devo distruggerlo! Non voglio che torni l'oscurità sull'isola! Credi di potermi sconfiggere, stupida mucca? Io non sono una mucca! Io sono l'agente Jones! E la tua stupida invasione finisce qui! Non ti permetterò di rovinare tutto! È tutto pronto, signora. Le bombe sono dentro la nave madre. Non le resta che attivare. Ma le ricordo che molti innocenti moriranno. Ovviamente lei è il capo. Signore, è una trappola! Nella base ci sono delle bombe! Bombe? Come hanno fatto? Questa è opera della dottoressa Sloan. Joy, dobbiamo scappare! Rimuovete subito quelle bombe! Ora! Se pensate che John Jones sia morto, beh, vi sbagliate di grosso. Questo è solo l'inizio. Mi aspettavo! Potrei colpirti! No!